Nel 2019 viene presentata sul mercato mondiale una chitarra che farà parlare moltissimo di sé e che desterà la curiosità di un sacco di chitarristi. Sto parlando della Fender Acoustasonic Telecaster, uno strumento adatto a musicisti che hanno bisogno di versatilità, ergonomia e che cercano una soluzione diversa e più naturale rispetto ad una solid body con sistema piezoelettrico. Nelle USA diventa subito un must have e quindi nel 2020 la Fender realizza un modello Stratocaster che ho qui alla mia sinistra e nel 2021 la nuovissima Jazzmaster che ho invece qui. Io sono Davide Pepi e mi trovo da Che Caccio Strumenti Musicali proprio per testare queste due novità che sono acquistabili direttamente in negozio a Siena e attraverso il sito internet che troverete in sovraimpressione. Personalmente sono sempre stato un grandissimo appassionato sia di chitarra acustica sia del marchio Fender e veramente non vedevo l'ora di mettere le mani su questi strumenti. Devo dire che nonostante il look rimandi tantissimo alle iconiche sorelle solid body, sono rimasto sbalordito dalla fedeltà, dalla resa acustica delle varie combinazioni disponibili attraverso il selettore. Veramente Fender e Fishman hanno fatto un ottimo lavoro. Allora, andiamo a vederle più nel dettaglio. Entrambe le chitarre sono realizzate principalmente in mogano, quindi abbiamo corpo in mogano, manico in mogano e il top è in abete Sitka Massello, disponibile in 5 colorazioni diverse. In questo caso abbiamo in entrambe le chitarre una colorazione natural. Il body è cavo ed è presente una buca per avere una lieve risonanza acustica. Non è paragonabile ad una chitarra folk, ma è comunque ben suonabile da spenta. Inoltre, il body cavo è un fattore determinante per il sistema di amplificazione. È a tre vie, quindi abbiamo un pick-up piezoelettrico al ponte, un sensore al body per captare le percussioni anche più armoniche e poi abbiamo un pick up. Nel caso di queste due chitarre abbiamo un humbucker Team Show nella Jazzmaster ed un single coil nella Stratocaster. La tastiera ed il ponte sono in ebano, così come le manopole dei potenziometri, che sono veramente molto belle. Vi ricordo che abbiamo un selettore a 5 vie, un volume e quello che potrebbe sembrare un tono in realtà non lo è, ma è un blend che praticamente serve a spostarci tra i due diversi voicing disponibili per ogni posizione dello switch principale. Allora, adesso vi proporrò una carrellata di suoni con le varie caratteristiche in sovraimpressione.
grazie per aver ascoltato fino in fondo questa demo. Vi straconsiglio di provare fisicamente questi strumenti per capirne a fondo la qualità e il potenziale, perché sono veramente stratosferiche. Sono disponibili da Checcacci Strumenti Musicali a Siena in via Cesare Battisti 10. Io sono Davide Pepi e vi invito a seguirmi in tutte le piattaforme social. Un abbraccio e a presto!